Signori fermi, proprio fermissimi. Bravo, così, perfetto. Il video di oggi è il video più leggendario, ma più leggendario della storia. Andrò a costruire una mega super casa stranissima con i nuovi materiali della 1.16. Uscirà una figata totale, magari l'avrò anche messo in copertina, non lo so. Nel dubbio, non è che vi invito, vi obbligo a lasciare un mi piace, un commento, condividere il video. Cioè, signori, se mi volete bene, condividete il video. Condividetelo a tutti per fargli vedere questa casa, così magari la riuscirete a riprodurre anche voi. Signori, non voglio perdere tempo. Iniziamo video leggendario. Iniziamo. Signori, iniziamo l'episodio non più nel magazzino, bensì nella stanza dei vostri consigli. Nell'ultimo episodio avevo messo tutti questi e oggi off camera ho messo questi qua. Ora ci sono tutti, non sto a leggerli tutti, comunque ci siete tutti voi. In caso li leggerò più avanti perché ora non vedo l'ora di fare la casa. Tipo c'è il bunker segreto, la cupola del tempio, castello di fango, rotaie, la statua della skin, villaggio sotterraneo. E qua mi è venuta l'idea tramite David Yoshikage, che mi ha suggerito la base nel Nether. Ora non so se questa basettina farla nel Nether o meno. Non lo so, ci devo pensare. Nel dubbio prendiamo questo commento. E come sempre, ovviamente, vi invito a scrivermi altri commenti affinché li possa inserire nel prossimo episodio. Qua nel dubbio ho riparato il tutto, mi dia questo qui. Vedete, ho già preso i materiali, non tutti, ma poi vi spiegherò. Quindi vado a dormire, cerco uno spot dove farla, non so se farla nel Nether o qui nell'open world, e ci vediamo dopo. Allora signori, ho deciso di farla nel Nether per due motivi. Uno, perché questo spiazzo è bellissimo. Due, perché è giusto farla nel Nether. Ora, ho intenzione di fare così questa costruzione. Praticamente io inizio a costruire, però non è che vi faccio vedere tutti i passaggi. Magari ogni fine step vi faccio vedere un pezzettino, cioè cosa ne è uscito. Altrimenti il video dura minimo mezz'ora e non vogliamo che duri mezz'ora. Quindi per farlo durare tipo 12 minuti farò così. Quindi inizierò a costruire sperando che i ghast non mi sparino e vi farò vedere la fine del primo step. Sarà una figata, signori, sarà una figata. Guardate il video fino alla fine. Ok, allora signori, ho fatto la base, diciamo, per il tetto. Come vedete non ho consumato per ora troppi blocchi, ne ho ancora un bel po'. Però diciamo che ci ho messo tantissimo, per voi passeranno pochi secondi, ma per me passerà tantissimo tempo. E questa è la base, che in teoria è omogenea, si spera di sì. Ora devo andare a mettere i vari slab, chiudere il tetto e poi vi faccio vedere come esce. Poi ovviamente ci sarà tutta la parte centrale, interna, ma vabbè, quella è un'altra storia. Quindi torno a lavorare, perché di lavoro si parla. Però dai, spero che per ora vi stia piacendo, perché per me è molto carina, soprattutto almeno utilizziamo i blocchi nuovi. Ci vediamo dopo. Sarà faticosissimo. Amici, fermi un secondo, vi interrompo un attimo, il master del futuro che vi parla, ma molto futuro che vi parla, per dirvi che per il prossimo minuto e mezzo non si vedrà la mia facecam. Sì, so che siamo molto tristi, volevate vedere il mio bel faccione cicciotto, però non vedrete la mia facecam per tipo un minuto e mezzo, perché si era bloccata la registrazione, quindi non sono riuscito a recuperarla. Poi per il resto tutto normale. E tra l'altro, ora che ho riguardato il video, voglio inserire alla fine una clip che registro adesso di una cosa che vedrete alla fine. Quindi vi invito a guardare il video fino alla fine per vedere il tutto. Una piccola cosa interessantina. Vi faccio tornare al master del passato. Buona continuazione. Signori, piccolo riassuntino di quello che ho fatto. Cioè, guardate come sta uscendo. Ho messo, allora, qui ho deciso di fare l'entrata. Poi ci farò tutta una scalinata bella, vabbè, ma in un prossimo episodio. Questa è l'entrata e questa è la casa, fine. No, scherzo. Questa è l'entrata, qua non c'è niente. Però ho deciso di mettere i blocchi qui così per rendere il tutto, dopo vi farò vedere. E appunto di mettere tipo delle lanterne blu, tutta la roba. I materiali che ho preso sono ovviamente superiori di quelli che andrò ad utilizzare, quindi nel dubbio ne ho presi in più. Poi di sicuro dovrò tornare al magazzino a prendere ceste e robe varie, però comunque per ora dovrebbero in teoria e molto probabilmente anche in pratica bastare. Quindi ora devo andare a chiudere queste tre zone e in teoria farci una roba centrale che... No, perché mi state picchiando? Cosa volete da me? Devo costruire la mia base! Ci vediamo dopo. Ho fatto altri aggiornamenti. Come vedete ho messo i muri davanti, voglio farveli vedere qua dall'alto. Praticamente basta fare un lato e poi il resto lo fate tutto uguale. Cioè, guardate che figata. Cioè, io sono contentissimo di questa casa. Cioè, sono proprio un voto da 1 a 10, 27 gli do. Ora, il dentro non è ancora fatto, ho in mente di metterci una cosina che ora vi farò vedere. Però non è tanto grande, ma esteticamente è una bomba.
Sì, ho appena messo il meme dell'esplosione. È una figata totale. Ora, appunto, vado a mettere alcune cose dentro e ad aggiustare dei particolari qua all'esterno. Poi, ovviamente, vi farò vedere. Qua ci sono anche tutte le torce che lascerò per il momento. E figo. Come vedete, i materiali scarseggiano un bel po' anche, però nel magazzino ne ho altri e in caso qua a due passi c'è il bioma. Volendo posso raccoglierli, però speriamo che non ce ne sia il bisogno perché è tantissimo che sto costruendo e non ce la faccio più. 3 hours later. Siete pronti per la figata più totale che io abbia mai fatto? Ta-da! Cioè, quanto è bella. Ve la faccio vedere intanto dall'esterno, che credo di avervela anche già fatta vedere prima. Comunque questa è il completo. Tutte, cioè praticamente le facciate sono tutte uguali, quindi basta vedere questa che le vedete tutte. Che bella, cioè già il colore mi piace un casino, in più anche la struttura stupenda. E entriamo per farvi vedere un po' com'è. Allora, qua ho messo questi tappetini, questi blocchi che fanno appunto a mo' di tappetino. Questo blocco l'ho usato come luce per tutta la casa, che si divide in tre piani. Primo piano, la diciamo stanza survival, nella quale ho messo i blocchi sempre come illuminazione, più vabbè le lanterne blu che fanno molto nether, e tutte le cose che appunto servono in una survival. Fornace, crafting table, vabbè il tutto lo sapete meglio di me. Tra l'altro si sale tramite la liana, che è una figata totale. E quindi questo era il secondo piano, mentre il terzo è questo qui, il letto. So che non si può dormire, tranquilli, non ci dormirò, è solo perché è bello da vedere. Se in caso avete idee migliori suggeritemele, però per ora mi piacciono i letti messi così, con le ceste che però non c'è dentro niente. E ovviamente ai lati sempre quei blocchi con le trapdoor che vanno a fare il loro effetto. Quindi i due piani, i due ultimi piani sono stati riempiti di cose, mentre questo qua non c'è niente. In caso suggeritemi cosa mettere, però per ora mi piace così. Non aggiungiamo troppo. Comunque bellissima, cioè signori, stupenda. L'unica mia paura sono appunto i ghast. Metti che fanno qualche pazzia mentre non ci sono e no, lasciate fare. Quindi questa era la casettina, cioè proprio bellissima, bellissima. Io è tipo 2 ore, cioè ora voglio vedere, 2 ore e mezza quasi che registro. Quindi per oggi basta, per sempre, proprio non tocco mai più la PlayStation. Oggi sono stanchissimo di aver costruito questa casettina, stra impegnativa. Vi sfido a riprodurla in survival, senza usare ovviamente la creativa, altrimenti sarebbe molto più facile. Tra l'altro ho anche finito praticamente tutti i materiali, quasi finiti. Ce ne torniamo al magazzino, alla casa. Ringrazio tutti quelli che mi hanno fatto, che mi hanno detto più che fatto i vari suggerimenti. Tra l'altro lì dovrò anche costruirci la scalettina. Bellissimo. Vabbè, ora piove quindi perdo un po' l'idea, ma bellissimo. Tra l'altro anche questo è un altro di quelli che mi piace un botto come progetto. Ma un botto, guardate che bello. Vabbè, stanno uscendo figate. Più vanno avanti gli episodi, più mi sta piacendo il mio mondo. Quindi signori, ce ne torniamo alla base, che ormai il magazzino è la nostra base principale. Allora amici, riprendiamo da dove ci siamo lasciati l'ultima volta. So che questo è un video un po' particolare, un po' strano, messo giù a caso. Doveva essere normale, però vabbè, lo rendiamo un po' strano. Perché appunto, come vi ho detto nella clip di metà video, volevo andare a concludere l'episodio prima di concluderlo realmente, come ho fatto col Master del passato, andando a mettere un cartello un po' particolare qui dentro. E voi direte, in che senso? Ma tranquilli, vi spiego io. Praticamente verso di qua, dai, iniziamo da qua, volevo mettere la zona degli abbonati. La facciamo di qua? Sì, la facciamo di qua. Quindi per ora andiamo a scrivere, credo l'unico, poi non so ora quanti ce ne saranno, dovrei controllare, però credo al momento l'unico che so, abbonato del canale, che appunto diciamo se lo merita, quindi per ora è stato inserito. In caso più avanti, al posto di metterli qua in queste zone, che appunto è la zona dove seguo i vostri consigli, magari lo vado a mettere in un'altra zona fatta apposta, non lo so. Però per il momento lo inseriamo qua perché è giusto che venga inserito. Quindi la clip è stata aggiunta, il tutto è fatto. Se qualcuno volesse abbonarsi faccia pure tranquillamente. In caso i vantaggi ci sono scritti nella zona dove c'è gli abbonamenti. Vabbè signori, lo sapete meglio di me. Quindi credo proprio che anche questa clip sia stata fatta e vi lascio al Master del passato. Come sempre vi ringrazio per la visione, spero che questa casettina vi sia piaciuta. Tra l'altro salvo ed esco come alla fine di ogni episodio e mi tolgo le cuffie come alla fine di ogni episodio. Signori, quanto è stato bello, faticoso, ma l'appagamento finale non ha prezzo. Vi invito a rifarla anche voi.
magari con uno stile un po' diverso, non lo so, vedete voi, scelta vostra. Vi ringrazio per la visione, vi ricordo di condividere questo video a tutti e vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero 2:15 per questo periodo estivo, con un nuovo video. Ciao! Quasi quasi me ne vado a vivere nel Nether, si sa mai.